Una tra le cose più importanti della mobilità 2019-2020 sono sicuramente la scelta delle preferenze. Esistono preferenze puntuali riferite alle singole scuole, cioè si deve inserire il codice meccanografico della singola scuola, oppure preferenze sintetiche che sarebbero le preferenze dei o gli interi comuni o i distretti scolastici o le province. Si possono esprimere al massimo 15 preferenze nella domanda di mobilità. Si possono anche scegliere 15 preferenze tutte di scuole o 15 preferenze tutte dei comuni o 15 preferenze tutte dei distretti scolastici o anche 15 preferenze tutte delle province, esclusa chiaramente la provincia di titolarità, oppure si possono scegliere fino a un massimo di 15 preferenze miste tra scuole, comuni, distretti e province. Molto importante è l'ordine con cui si sceglie in cui si inseriscono le preferenze, in quanto il sistema andrà a ricercare secondo proprio l'ordine espresso dei desiderata. Una cosa molto importante è specificare che se per esempio in un comune ci fossero solo due cattedre disponibili per la mobilità e due docenti che provenissero fuori da comune, il primo docente, il docente A, scegliesse direttamente il codice puntuale della scuola, mentre il docente B scegliesse il codice sintetico dell'intero comune, anche se il docente A avesse meno punti rispetto al docente B, verrebbe il docente A accontentato perché avrebbe espresso una preferenza puntuale, per cui il docente A andrebbe a prendere la scuola indicata nelle preferenze, avendo un minor punteggio rispetto al docente B, che invece ha espresso una preferenza sintetica e verrà invece accontentato sull'altra scuola che rimarrà disponibile. Detto questo, seguiteci nel nostro sito www.tecnicascuola.it, seguiteci nel nostro canale YouTube, ponete domande sulla mobilità, quesiti sulla mobilità, che noi faremo in modo di rispondere ai vostri quesiti. Un saluto a tutti i nostri lettori.